Se vi dicessi che un fisico ha vinto un premio prestigioso per aver fatto levitare magneticamente una rana, voi che cosa direste? E questo rimanda alla seconda domanda del video. Esistono delle ricerche scientifiche inutili? La celebre università di Harvard ha deciso di dare vita al premio scientifico più divertente della storia, gli Ig Nobel, in italiano Ig Nobel, nome che gioca sul famoso premio Nobel e l'aggettivo ignobile, perché si tratta di un riconoscimento a ricerche strane, divertenti e perfino assurde. L'obiettivo degli organizzatori, animati da un pragmatismo tutto statunitense che a volte riesce a essere davvero efficace, diretto e anche ironico, è quello non soltanto di divertirsi e di divertire, ma anche di far riflettere e soprattutto di fare divulgazione scientifica. I premi vengono consegnati ogni anno ad Harvard in una allegra cerimonia che ricalca quella del Nobel. Sono di fatto divisi per categoria, non comportano nessun premio in denaro. E al di là dell'Ig Nobel per la pace, che è un premio assolutamente scherzoso, forse il più divertente di tutti, ad esempio nel 2004 fu dato all'inventore del karaoke per aver ideato un metodo insolito per insegnare alle persone a sopportarsi, gli altri riconoscimenti vanno tutti a ricercatori che hanno presentato i loro studi su riviste scientifiche, alcune di altissimo livello, come quando l'anno scorso è stata premiata una ricerca che è riuscita a far muggire un alligatore cinese in una stanza arricchita di elio. Mentre il premio per la biologia del 2005 andava a un folto gruppo di ricercatori che ha pazientemente annusato e catalogato l'odore di 131 rane sottoposte a stress. In realtà, dopo una prima inevitabile e sincera risata, analizzando attentamente i premiati e le ricerche proposte, inizieremo, proprio come vogliono gli organizzatori, a riflettere, perché ci renderemo conto che molti dei ricercatori che sono stati premiati sono in realtà studiosi di prim'ordine, che hanno ricevuto premi seri importanti, che hanno dato contributi sostanziali al loro campo di ricerca e in alcuni casi che sono stati in grado di aprire nuovi percorsi di ricerca, come nel caso ad esempio degli psicologi Dunning e Kruger, o ancora del fisico russo Andrei Geim, se così si pronuncia, colui che nel 2000 vinse l'Ig Nobel per aver fatto levitare magneticamente una rana e 10 anni dopo, per le sue ricerche sul grafene, vinse il premio Nobel per la fisica. Eh sì, perché gli organizzatori di questo geniale concorso conoscono bene alcuni concetti fondamentali alla base del sapere scientifico che tutti noi non dobbiamo mai dimenticare. In primis, che non soltanto è possibile imparare divertendosi, ma che spesso anche in ambito scientifico è necessario divertirsi per imparare. Inoltre, gli Ig Nobel, premiando l'insolito, l'immaginifico, vogliono stimolare l'interesse per la scienza e la tecnologia. E lo fanno molto bene perché senza ampollosi discorsi, senza prediche, ci spiegano di fatto come ricerche inutili, bizzarre, addirittura apparentemente assurde, riescano in realtà a favorire il progresso attraverso meccanismi imprevedibili. In altre parole, come tutte le ricerche scientifiche, cioè svolte con passione, creatività, ma anche metodo, rigore, tutte le ricerche verificabili e quindi falsificabili, riescano a generare conoscenza, abbiano dunque un valore intrinseco, anche se ci sembrano apparentemente inutili, se sono slegate da una necessità applicativa. La storia è piena di esempi che potrebbero confermare questa tesi. In realtà gli Ig Nobel lo riescono a fare strappandoci una risata e facendoci divertire e soprattutto favorendo una forma di divulgazione ironica e potentissima che a mio avviso, se fosse maggiormente applicata, potrebbe
potrebbe davvero riuscire a ricucire quella lacerazione che oggi separa pericolosamente la comunità scientifica dalla società.